L'occupazione in Abruzzo cresce troppo poco ed è precaria, allarme di CGIL, CISL e UIL, la ripresa dell'economia non coincide con un aumento dei posti di lavoro. Economia in ripresa, ma resta l'emergenza lavoro in Abruzzo. L'allarme viene da CGIL, CISL e UIL. Monia Baldacino. La crisi più buia è alle spalle, passi avanti ce ne sono stati, ma il lavoro resta un'emergenza per la nostra regione e va messo in cima all'agenda politica. A dirlo sono i segretari generali abruzzesi di CGIL, CISL e UIL in una conferenza stampa unitaria. Elencano i punti dolenti, l'occupazione cresce troppo poco ed è precaria. Nel 2018 le assunzioni a tempo indeterminato sono dimezzate, mentre quelle a tempo determinato sono raddoppiate. 80.000 persone in Abruzzo vivono sotto la soglia di povertà, 350.000 sono a rischio povertà e molti sono giovani. Non si è dato seguito, attaccano i sindacati, alle intese sottoscritte tra Regione e parti sociali. Sandro Del Fattore, CGIL. Noi abbiamo fatto con la Regione Abruzzo un patto per il lavoro e lo sviluppo 2 anni fa. Crediamo che da parte della Regione ci siano delle gravi inadempienze, perché quel patto di lavoro, per il lavoro e per lo sviluppo non solo non è stato attuato, ma non c'è stata fin qui nessuna verifica sullo stato di attuazione di quell'importantissimo strumento. Un cambio di passo, questo chiede con forza Leo Malandra della CISL. Le aziende vanno sostenute, in qualche modo dobbiamo soprattutto sostenere le piccole e medie aziende che sono in grande difficoltà, non fanno innovazione, non fanno ricerca. L'occupazione in Abruzzo cresce troppo poco ed è precaria. Nel 2018 le assunzioni a tempo indeterminato sono dimezzate, mentre quelle a tempo determinato sono raddoppiate. 80.000 persone vivono sotto la soglia di povertà, 350.000 sono a rischio povertà e molti sono giovani. A snocciolare i dati, i segretari generali abruzzesi di CGIL, CISL e UIL in una conferenza stampa unitaria. La crisi più buia è alle spalle, passi avanti ce ne sono stati, ma, dicono i sindacati, il lavoro resta un'emergenza per la nostra regione, va messo in cima all'agenda politica. Bisogna dare seguito alle intese sottoscritte tra regione e parti sociali, rimaste in gran parte lettera morta. Michele Lombardo della UIL chiede un immediato cambio di passo. Bisogna velocizzare al massimo il master plan, bisogna ridare corpo al patto per lo sviluppo e la carta di Pescara sull'innovazione tecnologica e dobbiamo aprire una seria discussione sulle nuove politiche industriali e su quello che sarà anche in Abruzzo Industria 4.0. Bene il piano per il lavoro presentato dal vicepresidente della giunta regionale Giovanni Lolli, che dovrebbe portare 8.000 nuovi posti, ma, avvertono CGIL, CISL e UIL, il quadro è tanto fosco che non si può dare per scontato l'esito degli interventi messi in campo.